Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Anche quest'anno si rinnova un appuntamento a noi dello staff di Radio particolarmente caro, perché anche quest'anno abbiamo la nascita del bambinello nel nostro presepe, quello che ogni anno allestiamo nei nostri studi. Quest'anno anche dimensioni extra large, a dire la verità, rispetto a quelle degli anni scorsi, per cui avendo ricavato dello spazio necessario anche il presepe è diventato un po' più esteso, e qua chiaramente poi daremo la parola a chi materialmente l'ha fatto quest'anno. Allora, c'è tutto lo staff al completo, o quasi, per cui anche quest'anno avremo modo di destinare a voi, amici di Idea Radio, un breve messaggio anche di augurio. Chi avrà dei pensieri li esternerà, o semplicemente magari si limiterà a un breve momento di saluto. Allora, abbiamo anche le nostre riprese, per cui avrete anche la possibilità di rivedere la cerimonia nel nostro podcast sui nostri canali, appunto a Taluopo dedicati. Allora, abbiamo con noi quest'anno anche degli ospiti graditissimi che poi andremo a presentare e lo faremo chiaramente nei tempi che appunto avremo a disposizione. E quindi subito la parola a padre Carmelo Vitrugno per la cerimonia, appunto, di nascita del bambino nel nostro presepe. Beh, anzitutto un saluto a ciascuno, ma anche porto il saluto di quelli che insieme a Rita De Nitto da anni, ormai saranno 11-12 anni, che si fa questa esperienza di annuncio del Vangelo attraverso l'emittente radio, e adesso vedo anche video di Idea Radio Video, dovrebbe essere adesso, no? Bene, un saluto particolare a quanti in questo momento state vivendo con noi questo momento di famiglia. Io ho fatto questo coso qui, io lo chiamavo in ospedale quadrifoglio, perché dice la passione mia per i mezzi di comunicazione, ma anche la passione per l'annuncio di una buona novella che si chiama Gesù Cristo, in tutti i luoghi, in tutti i momenti della nostra vita. E dove arriva Lui, si abbattono i muri, si abbattono le diversità. E questa radio ha sempre rappresentato per me il cantiere della convivialità delle differenze, laddove veramente c'è la voce di tutti e viene accolta come contributo, perché ci sia uno spirito di famiglia, e l'aria di famiglia si sente attraverso la radio e attraverso la TV. Ecco, adesso con il segno di croce apriamo, e poi la parola di Dio nella bocca del sindaco, e poi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Parla, Signore, noi ti ascoltiamo. Dal Vangelo di Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La benedizione subito facciamo così, poi alla luce di quello che è accaduto, no? L'annuncio, la benedizione, ha senso tutto il resto. Perché lo sto sottolineando questo? Perché io ho scritto qui Natale dentro, Natale fuori. Generalmente noi siamo molto, molto attenti e preoccupati del Natale fuori. Tutto quello che si vede, luci, colori, regali, mangiate, eccetera, no? Ferie, e invece per noi cristiani, se non c'è un Natale dentro,
tutto il resto è farfugli, diceva un poeta romanesco. Bene, allora preghiamo. Gesù bambino, dove sta Gesù bambino? Avvicinati Viviana qui, perché così, ecco, siccome è piccolino, 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 allora è necessario. Gesù bambino, ti chiediamo di trasmetterci la tua semplicità, perché nella Chiesa e nel mondo scompaia ogni forma di burocrazia che ammazza l'uomo. Maria, la Madonna, chiedi al tuo figlio per tutte le donne la grazia di curare insieme l'interno e l'esterno. San Giuseppe, chiedi al tuo figlio Gesù che dal cuore, dalla mente e dalle mani degli uomini e delle donne scompaiano pensieri e progetti di violenza. Amen. La pace di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questo bambino Gesù, su questo presepe, sulle nostre città, sui nostri luoghi di vita, sui luoghi di violenza, sulle nostre comunità ecclesiali, su questa emittente Idea Radio, sugli anziani, gli ammalati, le persone con diversa abilità, e con tutti noi rimanga sempre. Amen. Amen. Ecco, poi tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremare. O Dio beato, ai quanto ti costò l'avermi amato, ai quanto ti costò l'avermi amato. Bene, chiudiamo momentaneamente, diciamo così, la parte dedicata alla nascita del bambinello nel nostro presepe, e quindi giungiamo alla seconda parte, quindi, di questa nostra amatissima cerimonia che si rinnova anche quest'anno, con i pensieri, con gli auguri che noi dello staff proporremo, quindi al nostro amatissimo pubblico altrettanto, che, e questo lo demandiamo a Viviana, la new entry tra i conduttori di Idea Radio, infatti da qualche mese fa parte dell'effettiva appunto del nostro staff. A te Viviana. Grazie Giossi, grazie a voi per essere qui tutti, grazie agli amici che ci stanno guardando e a chi ci sta ascoltando. È un momento molto particolare, un momento bellissimo da vivere con grande gioia nel cuore e grande amore, e come diceva poc'anzi il mio carissimo collega, adesso andremo ad ascoltare gli auguri da parte di chi è qui con noi quest'oggi per questa celebrazione. Io voglio passare subito la parola, caro Giossi, a un sindaco fantastico che è stato qui quest'oggi, che ci ha dato la sua disponibilità, grazie per la presenza, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo. Io le passo il microfono e la ringrazio ancora di essere qui con noi. Molte grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori e anche i videospettatori, visto, considerando che ci sono frequenze video che diffondono questo momento. Io ho colto molto, mi faccio avanti. Ho colto molto volentieri il vostro invito, ve ne sono grato, e considero un privilegio, lo dico senza retorica, quello di essere qui per condividere un momento che ho percepito essere molto sentito, e lo condivido con la famiglia di Idea Radio. Ed è appunto un privilegio essere qui con voi, perché questa è un'emittente che è un pilastro della informazione locale, delle informazioni che riguardano il nostro territorio, che attraverso le vostre frequenze raggiungono letteralmente tutto, oltre che tutto il territorio della provincia che è potenzialmente interessato, ma raggiungono tutto il mondo.
Io mi ritrovo qui poi, oltre che a titolo personale, bontà vostra, anche a rappresentare le istituzioni in qualche modo del territorio. Non voglio attribuirmi una importanza che non ho, troppa importanza, insomma. Però ecco, tenevo anche a questa, tengo naturalmente anche a questo ruolo, tengo naturalmente anche a questo aspetto di questa cerimonia, a manifestare la vicinanza nei nostri limiti, che sono umani, umanissimi, di istituzioni del territorio, a tutta la comunità della provincia di Brindisi, a quella di Latiano, a quella di Francavilla Fontana, che mi onoro di rappresentare, ma in definitiva di tutto il territorio della nostra provincia, e oltre a manifestare la vicinanza, insomma, a garantire un impegno fino in fondo, fino a che avremo un fiato amministrativo, in vista di un anno che si presenta, non ci giro intorno, molto complicato per tanti versi, per non parlare di quello che accade nel resto del mondo, però è un anno che, insomma, come si può dedurre anche dalla partecipazione emotiva di tutti noi qui oggi, è un anno che potrà riservarci senz'altro tante soddisfazioni. Da parte mia ribadisco gli auguri che ciascuno di voi vorrà estendere, ve ne prego, a tutte le persone che vi sono care, a tutte le vostre, come dire, a tutte le vostre comunità di riferimento, e a ribadire appunto l'impegno da parte di tutte le istituzioni per tutti i cittadini. La stella polare che sia sempre l'interesse collettivo di questa comunità che rappresentiamo, di questo territorio. Molte grazie. Grazie a lei, sindaco, grazie di cuore. Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo. Passo la parola a padre Carmelo Vitrugno. Padre, a lei il microfono. Beh, di nuovo, io ho già detto molto, ha detto la parola veramente, ha parlato, quindi gli auguri passano attraverso lui, quel piccolino che simbolicamente abbiamo messo nel presepe e che dà senso a tutto il resto. E proprio l'altro giorno Papa Francesco ha ripetuto che quando si fa il presepe si fa in famiglia, e poi dopo che è stato fatto ognuno ci mette qualche cosa o toglie qualche cosa, e dice questo è il segno proprio di come l'esperienza di colui che ha detto di essere Dio e noi lo crediamo, ma è uomo, veramente uomo, non c'è muro che tenga, non c'è ognuno, le cose, le persone, gli alberi, gli animali, tutto acquista luce. Ed è questo l'augurio che io faccio, che in ogni famiglia, cristiana o meno, perché lui è venuto per tutti come luce. Non è venuto soltanto per noi che siamo stati battezzati, che siamo bravi, che siamo no, ma è venuto per tutti, anche quelli che hanno grossi, grossi problemi, difficoltà. E lui se li prende per mano e dice, ecco, come vi prendo per mano io, anche voi prendetevi per mano. Un augurio un po' scomodo è quello di dire, per piacere, tutti quelli che siete impegnati nelle istituzioni, nei luoghi educativi, restituite l'identità storica a Gesù. Non si può, perché io non credo che Dio, dimenticare nelle scuole di parlare di Lui. È assurdo, è un falso storico e va recuperato questo. Basta, auguri a ciascuno, auguri, un abbraccio forte forte forte, vi voglio bene un sacco. Grazie padre, grazie con tutto il cuore. E passo la parola a Maria Rita De Nitto. Grazie cara, ben ritrovata, compagna di viaggio in tanti altri momenti, radiofonici e anche scolastici. E a proposito di realtà storica, io voglio invitarvi a fare un viaggio insieme ad Antonino. Andiamo fino a Betlemme. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma mettiamoci in cammino senza paura. Il Natale di quest'anno ci farà trovare Gesù e con Lui il bandolo della nostra esistenza redenta. La festa di vivere, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell'impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera. Allora finalmente non solo il cielo dei nostri presepi
ma anche quello della nostra anima sarà libero da smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza. Buon Natale, vostro Don Tonino. A questo augurio voglio aggiungere un pensiero per quanti non potranno festeggiare questo Natale, perché c'è dolore, c'è guerra, c'è tristezza, c'è povertà. È un pensiero al nostro carissimo Antonio Ligorio, un'altra colonna di questa radio, che sta andando a vivere il suo Natale a Nairobi. Ieri mi ha mandato un filmato e quando gli ho risposto ho detto altro che insegne luminose e addobbi natalizi. Tanta povertà, ma anche tanti sorrisi, tanti bambini bellissimi, tante donne pronte a sorridere nonostante la povertà. E quindi non dimentichiamoci che siamo davvero fortunati ad avere intanto la salute, ad avere la ricchezza, perché siamo ricchi, perché siamo vivi, siamo sani e viviamo in un mondo più o meno ordinato. E quindi auguri ancora e un abbraccio a tutti quanti ci seguono. Sono 12 anni che siamo insieme e speriamo che il cammino sia ancora tanto lungo. Auguri, auguri di cuore a tutti. Grazie, grazie a Maria Rita De Nitto e passo la parola a un altro gradito ospite, Antonio Massaro. Grazie Viviana. Io non sono un buon oratore come è stato il sindaco, come è Padre Carmelo, per cui ho appuntato il mio pensiero su un foglietto e ve lo leggo con molto piacere. Voglio salutarvi utilizzando le parole del Papa. Non distogliere lo sguardo dal povero. Il momento storico che stiamo vivendo rappresenta uno spartiacque tra quello che siamo e quello che vorremmo essere nel futuro. Guerre da un angolo all'altro della terra, popoli oppressi, donne trucidate, incertezze sociali. Qualcuno ha detto che siamo diventati un popolo di sonnambuli. Ci lasciamo scorrere addosso qualunque cosa, come se tutto quello che c'è intorno non ci riguardasse. Ma in tutto questo c'è una stella che illumina il nostro cammino ed è lui, il bambinello che abbiamo appena deposto nella mangiatoia, che nonostante le nostre brutture si ostina a voler stare in mezzo a noi. Se vogliamo salvare questo mondo, dobbiamo far prevalere l'amore. Sempre. Buon Natale a tutti e grazie a Idea Radio. Grazie a te Antonio e grazie anche a Marcella, la tua dolce metà che è qua con noi. Passo adesso la parola alla mia collega Florinda Ciraci. Buongiorno, solo per condividere ovviamente tutti i pensieri che sono stati fatti fino adesso e per fare gli auguri a tutti voi che ci state seguendo, a noi dello staff ovviamente, a tutte le nostre famiglie e alle famiglie di voi che ci state ascoltando, che ci state seguendo e ci seguite sempre, e grazie anche per il supporto che ci date ogni giorno. Grazie ancora. Grazie a te di esserci Florinda, grazie di cuore e passo la parola adesso al mio collega Giossi. Beh, due cose, o meglio due o tre cose forse le vorrei dire, ma in realtà abbiamo avuto già degli interventi più che diciamo di alto profilo, per cui insomma non mi ripeterò. Anzi, prima notavo come Padre Carmelo abbia parafrasato sostanzialmente quello che è stato il mio discorso l'anno scorso sul falso storico, quindi non torneremo su questa storia che dovremmo allargare in maniera notevole. Beh, io non vorrei far notare di tutto una cosa, è la prima volta
passa da qualche anno che siamo qui senza mascherine, quindi vuol dire che il peggio, no, è passato, l'abbiamo alle spalle, e per cui il fatto di non dover ricorrere a certi strumenti non significa dover dimenticare o abbassare la guardia, anzi, però vuol dire che possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. E poi, venendo invece più nel dettaglio del messaggio, del significato del Natale, è vero ci siamo lasciati alle spalle il grosso, no, del problema della pandemia, ma abbiamo ora diverse guerre nel mondo che stanno infiammando varie regioni del nostro pianeta. Per tante varie situazioni pregresse che sicuramente affondano le proprie radici magari in un contesto, in uno scenario, in uno scacchiere internazionale complesso che forse ai più sfugge, e quindi se un problema è svanito un altro si sta ripresentando, perché non dobbiamo assolutamente anche in questo caso abbassare la guardia per la possibilità, per un'estensione, un'escalation si dice, no? Utilizzando questo termine inglese, dei vari conflitti che si potrebbero allargare, quindi ci potremmo anche ritrovare di punto in bianco in una situazione veramente molto preoccupante. E qua ritorna invece il messaggio rivoluzionario che fu la nascita di Gesù Cristo. C'è una frase che forse è stata dimenticata, probabilmente la più importante di tutte, quando Gesù disse: ama il tuo nemico. Ecco, questo non è stato ricordato dai più, o forse è stata pure dimenticata questa cosa, questo insegnamento importante, cioè il porgere l'altra guancia, cioè siamo pronti a scontrarci, siamo pronti a spararci, a ucciderci uno con l'altro, ma mai ad amare il nostro nemico e dire: oh scusa, parliamone, vediamo un po' come si può risolvere questa situazione. Quindi la mia speranza, il messaggio è quello di avere che questo Natale sia il momento per ricordare questo insegnamento, che è fondamentale sicuramente non per noi che siamo qua in radio, siamo piccoli, ma per qualcosa di più grande che, di cui facciamo parte senza rendercene conto. Però il nostro contributo può essere determinante, anche se piccolo, può essere pure una cosa, quindi tanti, tanti piccoli contributi possono fare un movimento collettivo, qualcosa di grande e importante, e quindi la speranza è questa. Buon Natale a tutti. Grazie Giossi per questa tua magnifica condivisione. Condivido io, per poi lasciare la parola alla mia amica Betty. Il mio augurio è quello che voi siate voi stessi nella vostra unicità, perché ognuno di noi nel suo essere unico e irripetibile brilla di una luce meravigliosa che ci ha donato il Cristo. Dio, il Signore, è in ognuno di noi. Noi siamo la scintilla divina, e quindi io vi auguro un Natale pieno di luce e di amore, come diceva il mio collega, come dicevano gli altri, pieno di compassione verso il prossimo, e quindi vi auguro di abbracciarvi l'un l'altro veramente con grande amore. Abbracciate chi non può essere abbracciato, parlate con chi non può parlare, parlate con voi stessi e brillate di amore. Auguri, buon Natale. Passo la parola a Betty. Buongiorno a tutti amici cari. Ci sono tanti motivi che sono venuti fuori per non avere più fede. Però vi invito a lasciare uno spiraglio di luce, perché se ripensiamo a quello che diceva Pascal e scommettiamo sull'esistenza di Dio, se Dio non esiste non abbiamo perso nulla, ma se Dio esiste ci guadagniamo l'eternità. Buon Natale a tutti. Grazie Betty, e adesso lascio la parola al nostro editore, a Tommaso D'Angeli. Vieni Tommaso, che ringrazio per essere qui e ogni anno dare la possibilità, ogni momento veramente, ogni giorno dare la possibilità a chi non ha voce di esprimersi. A te la parola, Tommaso. Grazie Viviana, un saluto a tutti i presenti, a tutti i nostri ascoltatori e anche telespettatori. Allora, anche io ho scritto dei pensieri su carta e quindi purtroppo leggerò su carta, perché vengo sempre rimproverato di dilungarmi troppo. Allora, con la carta abbiamo i tempi giusti, e quindi ho preparato solo un foglietto, solo una paginetta, per essere breve. Il presepe per me è sempre stato un motivo di imbarazzo, perché davanti al presepe
mi confesso. È una confessione perché ogni anno davanti al bambinello porto i miei doni, cioè le mie promesse. E poi l'anno dopo, l'anno successivo, ringraziando Dio che siamo ancora qui presenti, ricordo le promesse fatte e quindi queste promesse poi non mantenute. E mi trovo in difficoltà perché sto di nuovo a promettere cosa? A promettere soprattutto di cambiare le cose negative che mi porto dentro. Perché? Perché il Natale parte da ognuno di noi, quindi parte da me. Devo cambiare me stesso, prima dall'interno, per poi poter cambiare dall'esterno. Ecco, sto già andando a braccio e non sto leggendo assolutamente niente, quindi mi prometto adesso di leggere. E quindi come ogni anno ci ritroviamo davanti a questa grotta, ogni anno ci ripromettiamo di rinascere. Perché la nascita del bambino Gesù rappresenta la nascita della nostra parte umana, come la Santa Pasqua rappresenta la nostra rinascita spirituale con la vita eterna. Davanti a questa grotta ci portiamo ancora una volta le nostre fragilità e le nostre debolezze. L'anno scorso avevamo promesso di essere migliori, ma il mondo non è migliorato. Noi siamo un'emittente radiofonica, siamo una web TV, abbiamo un sito web, eccetera. Siamo un centro di informazione. Purtroppo l'informazione che noi diamo è negativa. Parliamo di violenza, parliamo di guerre, parliamo di soprusi di ogni tipo. Fortunatamente abbiamo anche, come dire, la parte migliore di noi stessi e quindi cerchiamo di parlare delle notizie belle, delle notizie buone del nostro territorio e anche del territorio del mondo, visto che abbiamo la possibilità con le nuove tecnologie di poterci affacciare in tutto il mondo. E quindi cerchiamo di far risaltare quello che di buono il nostro territorio offre, perché ognuno di noi possa crescere in cultura, in spiritualità, possa crescere anche da un punto di vista commerciale, possa crescere. Abbiamo troppe perplessità sull'amore. La nascita di Gesù Bambino è un atto d'amore. Il mondo ha avuto paura di questa nascita, ha avuto paura dell'amore. Anche io ho avuto paura dell'amore. Ma non dobbiamo arrenderci. Ovunque ci troviamo, costruiamo. Se cadiamo, alziamoci e soprattutto lasciamoci aiutare ad alzarci. Operiamo per il bene, non chiudiamoci all'amore. E non teniamolo solo per noi. Un semplice bigliettino, piccolo, quasi invisibile, l'altro giorno, donatomi, mi ha ricordato che l'amore vince su tutto. Con questo messaggio auguro a tutti voi presenti, a tutti gli ascoltatori, telespettatori, tutte le persone in difficoltà, con disabilità, con fragilità, agli ammalati, un sereno Natale e un buon 2024, ricordando che Idea Radio è nata 36 anni fa per dare voce a chi non ne ha. Grazie e di nuovo un saluto a tutti e auguri a tutti. Grazie a te. Grazie a tutti quanti e da tutto lo staff, da chi c'è, da chi non vedete, da chi è in giro per il mondo, a voi giungano i nostri auguri. Buon Natale!